Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Una cosa che non sapete di me, o che forse siete riusciti a capire dai video, è che io detesto i posers, quelle persone che fanno qualcosa soltanto per compiacere gli altri ed essere accettati in un certo gruppo sociale. Ormai dove ti giri, vedi gente che si definisce Marvel fan, appassionata di supereroi, che va a imbottire le sale cinematografiche ogni volta che esce un nuovo cinecomic per far vedere sui social quanto sia dannatamente nerd. Quando magari fino a ieri se ti vedeva leggere un fumetto ti etichettava come sfigato. Beh, cari miei posers e non, mettetevi comodi, prendete popcorn e Coca-Cola, che il Kuro qui presente vi fa capire quanto l'universo Marvel dei fumetti sia diverso da quello cinematografico e quante cazzate contenga. Sigla. Nel primo episodio di questa serie, che se non avete visto vi invito a recuperarlo, abbiamo trattato più nello specifico degli eroi. Ma se si vuole andare a cercare proprio il peggio della casa delle idee, è ai villain che bisogna guardare. Vi ricordate due nemici dell'uomo ragno di nome Big Wheel e Stiltman? Il primo pilotava una sorta di ruota gigante coi fucili attaccati ai lati, una roba che la buttavi giù e smetteva di combattere, mentre il secondo semplicemente aveva dei trampoli meccanici che si allungavano grazie a delle pompe idrauliche. E basta, cioè non è neanche un potere utile in combattimento questo. Già che parliamo di Spider-Man, c'è una trashata che nel primo video mi ero dimenticato di menzionare, la ragnomacchina. Quel cippone ignorante da americano medio che per alcuni numeri è apparso nelle vecchie storie dell'arrampicamuri, decorato in maniera ultra tamarra con gli stessi motivi del costume, soltanto per vendere qualche giocattolo in più. Ma pensateci un attimo, il Tessi Ragnatele opera nell'area metropolitana di New York, dove vi posso assicurare c'è traffico 24/7. Perché mai uno che può spostarsi oscillando tra i palazzi avrebbe bisogno di una macchina? La Marvel stessa se n'era resa conto e per tentare di rendere la cosa meno stupida, aveva dato all'automobile la possibilità di attecchire alle superfici dei palazzi come il suo pilota, ma cioè, dai! È anche vero che col tempo questo scivolone si è guadagnato un posticino nel cuore dei lettori grazie all'effetto nostalgia e che è poi ricomparso in modo simpatico in molte altre storie non necessariamente dell'arrampicamuri, ad esempio Old Man Logan. E ci hanno fatto addirittura un Funko Pop. C'è stata anche una seconda Spider-Mobile nella run di Slott e lì aveva già più senso, dato che Spider-Man si muoveva in un contesto globale e un mezzo di trasporto può fare comodo. Ma è così palese che si tratta di una scopiazzatura della Batmobile carro armato dei film di Nolan. Oh Slott, come vorrei che un giorno arrivasse qualcuno a toglierti la penna dalla mano e infilartela su per il naso. Parlando d'altro, ultimamente va molto di moda la serie del Punitore, proprio per il suo essere estremamente dark e realistica. Beh, a quelli che apprezzano Frank Castle basandosi solo su quella, vorrei raccontare di quella volta che il personaggio è stato ucciso, fatto a pezzi, ricostruito sull'isola dei mostri dalla mummia all'uomo lupo e altri, con tanto di aggiunta di elettrodi e parti meccaniche diventando Franken Castle. Ah, come... nella serie non succede? Peccato, perché è uno dei miei cicli preferiti, soprattutto negli ultimi due volumi, quando si ritrova a combattere contro Wolverine e suo figlio Daken. E parlando di versioni indecenti di personaggi, vi ricordate Eidolon? È un'armatura di War Machine che avevo menzionato nel video dedicato, l'unica che non ha costruito Tony Stark, una sorta di biotuta aliena che gli esce da un tatuaggio sul petto, in pratica la concretizzazione della tamarraggine del trashume degli anni 90. Cioè dai, guardatela, non chiamereste mai War Machine una cosa del genere, sembra il cuginetto ritardato di Spawn. E parlando di costumi ridicoli, vi ricordate quello di Thor del video precedente? Beh, ne ho trovato uno ancora peggiore. Cristo santo, non saprei neanche come commentarla questa roba. Allora, prima di tutto ci terrei a far notare la dimensione infima della testa rispetto a tutto il resto. Secondo, se sento anche solo un'altra femminista che si lamenta dell'esagerazione delle proporzioni femminili e della quantità di pelle scoperta nei fumetti di supereroi, faccio una gigantografia di questa, gliela incornicio e gliela mando a casa a spese mie. Che poi sì, dai, alla fine il costume non è tutto. Guardate questo cosplayer di Iron Man come contento. Non c'entra nulla con il video effettivamente, ho trovato quest'immagine mentre cercavo dei riferimenti per scrivere il video, ma era troppo bello per non farvelo vedere. Non è invece una variante del costume di Capitan America, anche se può sembrarlo, questa qui. Si tratta infatti di un villain, un Navy Seal che detesta Capitan America e che quindi giustamente si veste come lui e si fa chiamare Anti-Cap. Ora non penso di essere l'unico a trovare particolarmente azzeccata l'assonanza con la parola handicap, dato che a uno che si chiama come una pastiglia per non sentire il gusto del piccante viene solo da ridergli in faccia. Chiudiamo questo video col botto, il franchise Marvel sicuramente più osannato degli ultimi tempi, sia da veri fan che dai poser, è senza dubbio gli Avengers. E come può non esserlo, dopo tutto la versione che hanno fatto vedere al cinema è figa da morire. Volete vederne una che non lo è? Signore e signori, i Vendicatori dei Grandi Laghi, una sorta di squadra secondaria, che dal nome sembra più che altro un gruppo attivista vegano contro la pesca intensiva. Se non possiamo difendere i Grandi Laghi,
stai pur certo che li vendicheremo. In questa squadra meravigliosa troviamo Mister Immortale, che come dice il nome gode del dono dell'immortalità, ovvero che come lo ammazzi torna subito in vita. Sembra una figata, ma effettivamente non si tratta di un vero e proprio fattore di guarigione, quindi in pratica se gli tagli un braccio continua a soffrire come un cane e rimane monco. Doorman, anche detto l'uomo dal design più pigro possibile. Scegliete voi a cosa somiglia, Spider-Man col costume nero senza ragno sul petto o il colpevole di Detective Conan a cui hanno appiccicato due rombi bianchi in faccia. Il suo potere è quello di potersi spiaccicare contro una parete e fungere da portale per far passare i suoi compagni al di là di quella parete. Sicuramente utile per lo stealth, ma in battaglia più o meno siamo a livello di uno spazzolino durante lo sbarco in Normandia. Dinosaur, che non è altro che uno pterodattilo rosa e non penso di avere altro da dire. Big Bertha, senza dubbio il membro più utile del gruppo. Una modella col superpotere di diventare obesa e conseguentemente super forte e invulnerabile. Ora io, come potete vedere, non sono molto esperto, ma non sono sicuro che l'obesità funzioni così. La cosa divertente è che per tornare normale deve vomitare. E ultimo e anche per importanza, Flatman, altresì detto la versione della Lidl di Mr. Fantastic. Anche lui uno scienziato, anche lui con lo stesso taglio di capelli, anche lui gommoso e con poteri simili, però può espandersi soltanto in due dimensioni, infatti è sottile come un foglio di carta. E con questo io lancio una sfida ufficiale alla Disney. Se riuscite a rendere bene anche questi individui sul grande schermo, avrete l'unica cosa che coi soldi non potete comprare: il mio perdono per quella merda della trilogia di Star Wars. Detto questo, direi che il video può finire qui. Vi ringrazio per l'attenzione e, dato che mi è costato parecchio tempo, sia di ricerca, sia sono già sicuro di editing, magari se potete condividerlo con altri Marvel fan, mi fareste veramente contento. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i miei link e che ogni martedì e ogni giovedì alle 21, qua sul canale, ci sono le live serali. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, lasciate un bel like per sostenermi. Arrivederci a tutti e al prossimo video. Qua sul canale ci sono le live. Qua sul canale ci sono le live. Qua sul canale ci sono le